la vostra stella nella stalla. Quanto sei bella, Lalla, fammi una piacere, no? Chiamami un vaso una volta sola per piacere, perché la gente da casa si piglia colore che mi tratti sempre così malamente. Lalla, dammi un vaso. Ma Boccione va bene lo stesso? Va buona, vado a pigliare il libretto, non se ne parla più, io. Grazie. Piuttosto, come stanno mandando i fax per me? Sì, fax a beverone, Lalla. La gente dice come ci ricreiamo quando quello dice salve, sono Lalla, la stella dentro alla stalla. Leggi. Oh, scopo? Meno male, a vedere lo fa sto pensiero, la luce veramente. Dici vergine! No, questo è quando sei nata proprio. Ah. Ma puoi stipire terra tu a questo vizio, no? Ma smettila. Ma. Questa Venere che splende alta nel cielo. Questa è medesimazione. Che fa? Questa Venere che splende alta nel cielo. Questa è una poesia natale. È in medesimazione. Quello mi fai fare. Quello mi fai fare un'iniezione di sassa. Quando ti vedo a te un'iniezione di sassa. Dicevo. Questa Venere ti spinge ad amare fortemente te stesso. Ma non da retta amare te stessa, ama gli uomini, amami a me. Ma sto parlando del maschietto della Vergine. Ah, il maschietto che ama se stesso. Ah, sì. Poi io esci alla coppa a casa, devi andare a amare le donne, le devi toccare, devi fare questo, la sorella devi toccare. Ma una fortissima concentrazione di pianeti si oppongono. I pianeti si oppongono? Sì. Perché forse saranno i parenti di Venere, non so. Ah, già, capo il caso. Ma se proprio non riesci a stare da solo, maschietto della Vergine, fatti aiutare da un amico. Pure se è riccione, non fa niente, ma fatti aiutare, non stare sempre solo, ti immalisci, capito? Te ne apro contro io. Oppure fatti aiutare da me, da Lalla, la tua stella, nella stalla. Oro, scoppiamo? Sì, sono d'accordo, andiamo. Ah, ma sempre tu! Ma con chi lo devi fare? Sempre con l'altro apposta a me. Ma perché Lalla? Perché mi fai questo? Ma piuttosto un maschietto della Vergine. Ma dammi un bacio. Dammi un bacio. Dammi un bacio.